Ragazzi, siamo nel primo video per la spiegazione della geometria analitica dello spazio, in realtà introduzione. Cominciamo con la prima struttura geometrica, che è il punto. Allora, vi ho già detto che il punto è caratterizzato da tre numeri reali. Il punto lo scriveremo così. Allora, prendiamo ad esempio un punto A, che sarà formato ovviamente da una terna di numeri, che sono le coordinate. Quella che io poi noi chiameremo ascissa ordinato quota, e quota, x, y e z. Quindi ogni punto è caratterizzato da tre coordinate. Se io voglio sapere voi dove siete, potreste anche non essere sulla superficie terrestre, quindi sulla superficie di una sfera, ma ovunque, anche a 20 metri sopra il campo da calcetto. Io ho bisogno di tre punti per capire dove siete. Perché se voi mi dite, rispetto all'origine, sono ad ascissa 20 e a ordinata 30, io non capisco tu a che quota ti trovi, quindi non so se tu sei sul pavimento, sull'albero o sottoterra. Ho bisogno di tre numeri perché lo spazio è tridimensionale. Quindi concettualmente ho bisogno della coordinata lungo le x, che chiamerò xa ovviamente, della, se usiamo soltanto vabbè, la virgola, ya e za. Esempio molto stupido che faccio con un colore. Un possibile punto, allora A sarà il punto 2, 1, 0. Allora adesso ragazzi lo andiamo a rappresentare su GeoGebra, che ci accompagnerà praticamente sempre perché altrimenti non riusciamo a visualizzare bene le cose. Eccoci. Allora, come vedete, questo non è il punto che io ho rappresentato. Si vede di fianco su GeoGebra che questo è il punto in realtà 4 meno 3, 5, poco male, tanto era solo un esempio. Anzi, adesso vi spiego come si fa a creare 4 meno 3, 5. Poi vedremo se voi sapete, se vedete dov'è il punto invece precedente, che era il punto 2, 1, 0. Così vediamo se voi siete in grado di capire dov'è. Allora, prima di tutto vediamo se avete, se vedete correttamente le cose. L'asse delle x è l'asse rosso. L'asse delle y è l'asse verde. L'asse blu è l'asse delle z. Quello che è colorato in modo semitrasparente, che cos'è? È un piano. Ma è il piano XY, che poi in realtà si chiamerà piano Z uguale a 0, perché vuol dire tutti i punti che stanno su quel piano come caratteristica hanno la X e la Y, quella che vogliono, ma la Z 0, allora si chiama Z uguale a 0. Questo è il punto 4 meno 3, 5. Ragazzi, è vero che questo è il punto 4 meno 3, 5? Come si fa a capire? Allora, se guardo solo l'asse delle X, quindi così, mi accorgo che A, vedete che cade sul 4? Quindi come coordinata x a 4. Poi, meno 3 perché? Perché se guardo sulle y, a che livello è? Meno 3, quota? 5. Volevo capire, quindi visto che il rosso sono le x per GeoGebra, volevo capire se voi vedete dov'è il punto 2, 1, 0. Sul piano quello z uguale a 0. Sul piano z uguale a 0, Mattia, perfetto. E dove? Cioè, cominciate a vederlo, adesso lo disegno e guardiamo se è dove voi pensate. Allora, quindi, questo punto lo faccio scomparire. Creiamo il nuovo punto che si chiama 2, 1, 0. E ditemi se dove pensate se era in quel punto lì. Quindi vedete che è z uguale a 0 perché ovviamente non ha quota, però è 2, 1, 0. Il piano xy che noi abbiamo sempre pensato esistesse è sempre stato questo, no? Senza vedere la z che era il pallino che ci bucava l'occhio. Ecco, 2, 1, 0. Capite che però questa visione è stupida perché 2, 1, 0 si accavallerebbe su quale altro punto? 2, 1, 1, 2, 1, 2. Tutti i punti che ci vengono addosso, tutti i punti che vanno dall'altra parte, non li vediamo. Quindi questa visione è utile
se z fa 0. Ok, questo video è praticamente terminato perché a me interessava capire questa cosa. Tutti sanno dov'è il punto 000? Cioè, è banale? È l'incontro dei tre assi, ovviamente, il punto 00. 0, ok, è questo. Vi chiedo un'ultima cosa per quanto riguarda i punti, cioè, domanda stupida, due punti sono sempre allineati? Cioè, due punti mi permettono di costruire o di ottenere una retta? Sì. Infatti volevo ragionare con voi su questa cosa, cioè su la possibilità di creare delle strutture. Cioè, se io ho un punto, cosa posso creare? Il punto stesso. Se io di punti ne ho due, qual è la struttura che posso creare? Sicuramente c'è una retta che passa solo per due punti, quindi un esercizio sarà, dato il punto A e dato il punto B, trova la retta che passa per A e per B. Quindi, grazie a due punti posso ottenere la retta. Potrò calcolare, sapendo due punti, ovviamente la lunghezza del segmento AB. Perfetto, lo scrivo perché sono tutte informazioni che posso trovare da due punti, quindi anche la lunghezza del segmento. Di più. Bravo, bravissimi. È quello che sarà la prossima struttura geometrica che andiamo a beccare. Perché, ovviamente, avendo il punto A e il punto B, identifico in modo biunivoco il vettore AB, cioè il vettore che va da A a B, e vedremo come si costruisce. Benissimo. Ovviamente, avendo due punti, posso anche trovare qualcos'altro, ve lo dico subito. Posso trovare il punto medio. Quindi il punto che sta sul segmento AB, equidistante da A e da B. La formula sarà uguale a quella in due dimensioni. Queste sono le cose che si possono ottenere sapendo una coppia di punti. Se invece io ho tre punti, cosa posso? Tre punti sono sempre allineati? No, però qualche volta sì. Quindi in realtà tre punti mi potrò chiedere se sono allineati. Adesso qui bisogna usare molto l'intelligenza, se non sono formule da studiare a memoria. Bisogna vedere, ad esempio, un metodo sarebbe costruisco la retta che passa per i primi due e poi vedo se il terzo ci sta anche lui su quella retta là. Se noi prendiamo sicuramente tre punti che allineati non sono, immaginate tre punti allineati, beh, ad esempio, per me tre punti sono il baricentro di tre cervelli vostri, sicuramente non stanno su una retta, ad esempio quello di Carlotta, di Mattia, quello di Carlotta, di Mattia e di Matteo sì, passano per una retta, un fascio laser li buca, però Carlotta, Mattia e Marta non stanno su la stessa retta. Quindi se tre punti non sono allineati, vediamo chi ci arriva qui perché non ve lo dico, se tre punti non sono allineati, posso costruire invece un piano. Quindi, se ho tre punti non allineati, allora posso ottenere il piano, cioè ce n'è soltanto uno, che qui immaginate essere qualcosa parallelo al pavimento, no? Che passa per tutti e tre, ovviamente a quota non zero, se il pavimento è a quota zero, posso trovare il piano. E basta. E ragazzi, invece se ho quattro punti, cosa potrò andare a vedere? Cioè, va bene, quattro punti potrebbero essere allineati. Se guardo Carlotta, Mattia, Matteo e Alex, sono quattro punti allineati. Però se io prendo ad esempio quattro punti che non sono allineati, ragioniamo col piano. Ad esempio, prendiamo tre studenti che appartengono allo stesso piano, come ad esempio Carlotta, Mattia e Marta, ma come quarto punto il neon, che è molto più in alto. Il fatto è che quattro punti potrebbero essere complanari o no. L'esempio che ho detto, quindi tre ragazzi alla stessa quota e il neon in alto, potrebbero essere non complanari,
Quindi 4 punti, la domanda è, non perché con 3 punti mi chiedo se sono allineati, con 4 punti mi chiederò, sono coplanari? Cioè appartengono tutti allo stesso piano, e allora come farò? Potrei costruire, potrei prendere 3 punti e costruire il piano per questi 3 punti. Poi mi chiedo, ma il quarto punto ci appartiene a questo piano o no? Tutto qua. Quindi abbiamo già creato, ragazzi, la struttura e le domande che possiamo chiederci avendo un certo numero di punti.